Signor Prefetto, un'altra panchina, questa volta in una scuola, e anche un messaggio molto bello che arriva dai cartelloni fatti dai ragazzi. Sì, un momento particolarmente significativo e tutte le opportunità che abbiamo di parlare con i ragazzi lo sono. Stamattina hanno dimostrato di essere molto sensibili sull'argomento e i lavori che hanno realizzato hanno colto perfettamente lo spirito di questa giornata. Quindi una grande attenzione all'amore inteso per come deve essere inteso, quindi un amore che è rispetto, che è prendersi cura dell'altro e che non è mai prevaricazione. Come Polizia di Stato abbiamo, e la inaugureremo tra poco, allestito una sala d'ascolto proprio per cercare di non essere visti come chi reprime, ma di essere visti come non poliziotti ma come persone che ascoltano nel chiuso di una stanza che non è tipica di polizia ma è piena di fiori e di alberi, per poter immogliare a denunciare. Sono state svolte tante attività in classe, progetti in collaborazione con la Polizia Municipale, con il Pronto Donna, con la Polizia, quindi progetti anche dedicati alla cittadinanza consapevole ed attiva, e poi è stato svolto all'interno della scuola, è nato proprio anche dai ragazzi, l'idea di creare un concorso e poi portare a termine tutto questo progetto con l'installazione di una panchina rossa all'interno del nostro resede. I ragazzi poi l'hanno decorata con delle frasi, le frasi che per loro erano più significative.